Con il suo libro Turismo del vino in Italia, varcando i confini regionali, il senatore Dario Stefano racconta di come il mondo del vino, con i suoi territori, vitigni, cantine d'eccellenza, abbia portato alla nascita di una forma di turismo sempre più diffuso, tanto da necessitare addirittura di uno specifico intervento legislativo. Senatore, un viaggio nell'Italia dei vini, ma qual è il valore aggiunto che la Puglia dà come contributo a questo settore? La Puglia, per le sue autoctonie, è uno spicchio importante dell'Italia enologica e il lavoro che abbiamo fatto in questi anni è stato quello di rendere questo spicchio di autoctonia un elemento di qualificazione dell'offerta turistica nazionale e regionale, provando a raccogliere anche la sfida delle multidisciplinarietà per le imprese agricole che al reddito principale aggiungono componenti importanti, integrative, qualificanti, anche motivazionali per le nuove generazioni. Questo secondo manuale introduce un tema al quale io ero molto legato ed è quello dell'osservatorio sull'enoturismo, perché abbiamo necessità di monitorare il fenomeno per poter programmare politiche pubbliche di qualità che finora, diciamo, sono mancate. Abbiamo fatto una norma. Ora abbiamo l'osservatorio, credo che siamo nelle condizioni di far lavorare questo sistema a tutta velocità.